Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come vedete dietro lo sfondo è diverso perché vorrei provare appunto degli sfondi diversi in base alla tipologia di video che realizzo, visto che spero, incrociamo le dita, di riuscire a fare dei video diversi dalla creatività e in base appunto al video che farò lo sfondo sarà diverso e quindi sfrutterò tutte le stanze della mia casa che avete visto e che se non avete visto vi lascio il link nella link. Prima di iniziare mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi giù, c'è il tastino iscriviti e anche attivate la campanella perché YouTube ultimamente, vabbè, lasciamo perdere, purtroppo non sempre notifica i video e quindi se mi volete seguire mi raccomando attivate la campanella. Oggi un video totalmente diverso che non ha a che fare né con la casa, né con la creatività, né con il DIY, ma ha a che fare con il beauty. Ebbene sì, anche io mi trucco, anche utilizzo cremine e controcremine, sono una donna anch'io. Praticamente io ho vinto il giveaway tanti mesi ormai fa da Gloria Fair, non so se la seguite, è una ragazza bravissima e a me fa veramente crepare le risate, ed era un giveaway che aveva fatto su Instagram e io appunto l'ho vinto. Sono tanti premi ed era una box di prodotti appunto giapponesi per il beauty e questa scatola dovete sapere che ha avuto una storia purtroppo particolare perché l'avevo persa, l'ho vista appena arrivata, l'ho presa, ho visto i prodotti che c'erano e poi l'ho messo da parte per poter fare un video. Nel trasloco, nel periodo casinato che c'è stato prima del matrimonio e anche dopo i miei hanno traslocato, quindi hanno cambiato casa anche loro, questa scatola è andata perduta. Io ci sono veramente rimasta male perché non riuscivo a capire, sono una persona molto ordinata, dove fosse andata a finire. In realtà si era confusa negli scatoloni che dovevano andare nella casa di mia madre, quella nuova, e quindi adesso che hanno sistemato casa nuova hanno trovato la scatola molto bene, quindi posso farmi finalmente il video. Appena l'apro c'è un profumo veramente che voi non potete capire. YouTube dovrebbe mettere la modalità profumo perché veramente è una cosa stupenda. Ve la mostro subito e c'è questo qui dentro. Questi prodotti sono tutti prodotti giapponesi, quindi di conseguenza le istruzioni e appunto le scritte che ci sono sopra sono in giapponese. Io ovviamente so il giapponese, però deve essere un giapponese di una lingua magari di un dialetto particolare, quindi non sto riuscendo a comprendere quello che c'è scritto. Ma grazie a Dio c'è anche un libricino nero sul quale appunto sono le indicazioni in inglese, che anche questo insomma non è che è proprio lo so benissimo, però proverò a capire quello che può essere. Prima di farvi vedere cosa c'è, volevo innanzitutto ringraziare Gloria Fair per l'opportunità che ha dato ormai tipo 10 anni fa per questo giveaway e appunto se mai guardate questo video ti ringrazio perché mi ha dato l'opportunità di provare questi prodotti. Iniziamo subito. Allora abbiamo questo qui, scritto Mineral Wash, dalla signorina che c'è qui giapponesina sulla etichetta. Capisco che forse sarà tipo uno scrub. Sì, scrub. È uno scrub perché dice che è un mineral wash with scrub. Sì, quindi è uno scrub per il viso. E i dettagli dicono che mantiene fresca e pulita la pelle con i suoi, mineral face. Dice che deve essere usato giornalmente. E con il suo oil free contiene differenti tipi di alghe e estratti di minerali. Io adoro questi prodotti perché guardo sempre i video di Miss Creamy Creamy, che anche lei non vedrà mai questo video, però io li adoro quando provo appunto queste cose qui perché veramente mi faccio delle risate assurde. E quindi se vi interessa un video, perché vorrei anch'io fare un video del genere perché forse mi divertirò anche a farlo, se volete un video in cui provo queste cose, lo so che è una cosa completamente diversa dal canale, però vorrei provare a realizzarle. Queste qui credo che siano del balsamo, delle maschere per le labbra, perché appunto c'è sempre una signorina, anche se qui c'è una foto che non so che cosa voglia dire. Ah, e devo provare, cioè prova pure quelle, anche no, perché credo di non ne ho bisogno. Quindi credo che siano, non delle maschere, credo che siano dei rossetti peel off, si chiamano così, io non è che ne capisco tantissimo. Quindi quelli che si mettono e poi si levano e dovrebbe rimanere il rossetto. Poi abbiamo questo qui, sono sulla copertina, comunque il packaging di queste cose è fantastico. Sono dei fiori, credo di loto, non vorrei sbagliare.
Oddio, che profumo, ragazzi. Questo qui mi dice il mio libricino che dovrebbe essere ecco, un sale da bagno. E un, infatti aveva questa consistenza, più o meno di scalato sbarra sale. Quindi questo è un Wayu Megumi Sakura Bath of Sal, in inglese è bellissimo. Il problema è che io non ho la vasca, quindi non so se nella doccia questo possa servire in qualche modo. Fatemelo sapere se magari voi anche usate questi sale da bagno. Poi questi sono carinissimi, guardate che carini. Questo qua è uno shampoo e conditioner, forse sarà un balsamo, travel set, quindi per i viaggi, da viaggio, magari me la porto in Messico. Questa confezione è carinissima, con il fiocchetto è bellissima, e dice che è anche air gift, quindi dovrebbe essere una crema mani e una crema, un sapone per le mani. Andiamo a vedere subito, sì. E un pacchetto per la cura delle mani, quindi un sapone per le mani e una crema per le mani. È bellissimo, ho paura anche di aprirlo perché è stupendo. E poi come ultimo prodotto abbiamo questo qui, che dovrebbe essere, serve per rimuovere il make up, serve per rimuovere il trucco. Ho anche sinceramente un po' paura a provare questi prodotti perché sono giapponesi, non lo so mai se possono essere mai buoni. E poi se vi interessa di farcela questa cosa qui, molto carina. Comunque, detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e non ne capisco molto di questi prodotti. Se qualcuno già li ha provati magari sa la marca di questa box, è questa qui, No Make No Life, e ha Facebook, Twitter e Instagram. Quindi niente ragazzi, questo video è finito, ne riguardo anche mia nel frattempo, e capitemi se magari sono un pochino incasinato, però non è il mio ambito quello del make up, quindi ho solo ricevuto appunto un premio e l'ho voluto condividere con voi. E fatemi sapere se è piaciuto con tanti like, mi raccomando, perché è importantissimo. Io vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!